Cari colleghi e care colleghe, bentrovati. In questi giorni si fa un gran parlare del famoso superbonus. In questi giorni, per la verità, è già un bel po' di tempo. E in alcuni casi ci si chiede anche quali saranno i controlli che le autorità preposte potranno fare una volta che le istanze di accesso al superbonus verranno trasmesse. Bene, il decreto assicurazioni, cosiddetto decreto assicurazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, datato 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale però soltanto il 5 ottobre scorso, contiene tutta una serie di disposizioni che riguardano proprio i controlli che in particolare Enea andrà a fare su quelle che sono le pratiche del 110% trasmesse attraverso il portale dell'Enea, quindi che beneficiano anche di interventi di riqualificazione energetica trasmesse appunto da tecnici abilitati. È piuttosto interessante andare a vedere la tipologia di controlli che verranno messi in atto perché si scoprono alcuni elementi che è bene tenere in considerazione. In primo luogo, il controllo è classicamente un controllo documentale, cioè verranno fatti controlli sulla base di ciò che è stato trasmesso attraverso il portale Enea, ma nulla vieta all'Enea stessa di chiedere ulteriore documentazione sia ai tecnici abilitati, ma soprattutto al beneficiario o ai beneficiari dell'agevolazione, che in molti casi potranno essere, ad esempio, gli amministratori di condominio. Questa comunicazione, questa richiesta di documentazione avverrà quando possibile tramite PEC, se nella istanza presentata è contenuta la PEC del beneficiario, quando non è invece attiva una casella PEC, avverranno con la classica raccomandata. Oltre al controllo documentale, però, Enea, su una percentuale che viene fissata nel decreto in circa un 10% delle pratiche esaminate annualmente, verranno effettuati anche controlli denominati in situ, cioè attraverso sopralluoghi. Tecnici incaricati di Enea si recheranno sui luoghi presso l'edificio che è stato oggetto degli interventi per verificare se ciò che è stato asseverato da tecnici e indicato nelle domande presentate attraverso il portale dell'Enea corrisponde allo stato dei luoghi e agli interventi effettivamente messi in atto sull'immobile. Ovviamente anche il sopralluogo sarà preceduto da una richiesta di accesso al beneficiario, al proprietario, al titolare delle detrazioni, con un preavviso. Dice il decreto di almeno 15 giorni. Ovviamente durante il sopralluogo gli ispettori Enea sono veri e propri pubblici, si muovono come dei pubblici ufficiali, redigeranno in contraddittorio un verbale, avranno il potere di effettuare rilievi, accessi all'interno dell'edificio, rilievi fotografici, misurazioni e quant'altro. Curioso osservare anche che l'obiettivo di controlli che viene fissato dal decreto asseverazioni è, in condizioni di normalità, almeno un 5% delle istanze presentate. Per quanto riguarda invece le istanze di accesso al superbonus, per lavori che sono iniziati prima del 1 luglio 2020, il target fissato dal decreto è controllo a tappeto di tutte le istanze, 100% delle istanze presentate. Quindi questo è bene che chi ha attivato il superbonus con spese a decorrere dal 1 luglio 2020 in avanti, ma per lavori che erano iniziati in precedenza, è bene che sappia che in queste situazioni ci sarà il controllo sicuramente, che potrà essere documentale oppure documentale e anche attraverso il sopralluogo da parte dei tecnici di Enea. Ovviamente i tecnici di Enea, al momento in cui riscontreranno delle disallineamenti, delle infedeltà nelle asseverazioni, procederanno direttamente a sanzionare i tecnici che hanno inviato le asseverazioni e a trasmettere agli ordini di competenza la documentazione per gli eventuali e probabili, direi, provvedimenti disciplinari.
e allo stesso tempo poi invieranno i nominativi dei soggetti controllati e dei riscontri negativi all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dello Sviluppo Economico per i provvedimenti di competenza, che sono poi essenzialmente la revoca dell'agevolazione a carico del beneficiario. Quindi raccomando a tutti di andarsi a leggere il decreto asseverazione e vedere anche con quali criteri verranno scelte le pratiche da controllare, perché in questo periodo di fervore del superbonus è bene non dimenticarsi che i controlli ci saranno e potrebbero anche essere molto invasivi, per cui, come si dice, uomo avvisato in qualche modo mezzo salvato. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo nelle prossime pillole della Cassa di Previdenza Ragionieri. A presto.